Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di Mike Portnoy, uno dei batteristi statunitensi più amati e odiati. Ok, prima di cominciare veramente però voglio spiegarvi una cosa che mi è venuta in mente mentre registravo Paradigm Shift. Vi spiegherò un trucco per suonare con un pedale solo e fare alcuni passaggi che Mike Portnoy di solito fa con il doppio pedale. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccate anche sulla campanellina così tutte le volte vi arrivano le notifiche e basta. Quindi per prima cosa dobbiamo spostarci un pochettino indietro sulla pedana del pedale, diciamo più o meno poco più avanti di metà pedale. Qui andremo a fare il primo colpo. Il secondo colpo invece lo faremo facendo traslare avanti il piede sul pedale. Funziona in questo modo. Primo colpo indietro, secondo colpo avanti. Qualche anno fa ero un fan sfegatato di Portnoy e devo dire che nel tempo mi ha dato veramente tanti spunti sia per il mio modo di suonare sia proprio per il mio modo di concepire la batteria. Oggi infatti non vi voglio parlare delle solite cose che si dicono su Portnoy, sul suo modo di suonare, ma voglio approfondire alcuni aspetti diversi. Una cosa che non ho mai capito di Portnoy è il perché nella sua batteria gigante montasse un tamburo che funzionava da timpano, ma in realtà non era un vero e proprio timpano perché era alto più o meno così. E non è l'altezza del timpano di solito. Questa cosa mi ha sempre dato un po' fastidio, devo ammettere. Però poi ci ho pensato un po' e ho detto: ok, come faccio a rendere questo fastidio una cosa piacevole? Quindi ho fatto una prova. Ho tolto il mio timpano e ho messo un rullante, perché ho detto il suo timpano è da 14 pollici. Lo spessore mi sembrava più o meno lo stesso. Proviamo a far suonare questo rullante come un timpano. Ma perché dovrei far suonare un rullante come un timpano? Perché la figata è che il rullante ha due suoni. Io posso farlo suonare da timpano quando ho la cordiera staccata, farlo suonare da rullante bassissimo quando ho la cordiera attaccata. Quindi andiamo a fare la prova del 9. Vediamo se sto rullante e timpano suona bene in tutti e due i modi. Ora togliamo la cordiera e usiamolo come timpano. L'unico consiglio che vi do è non usatelo se usate un timpano solo, perché poveretto, fare da timpano da solo fa un po' fatica. Una cosa che invece mi piaceva molto e mi piace ancora ora del suo set sono gli stacks. Cosa sono gli stacks? Sono praticamente dei piatti accoppiati uno all'altro. Solitamente lui accoppia Splash e Mini China. In realtà inizialmente pensavo che lo Stax fosse un modello di piatto predefinito. Come vado a comprare lo Splash, pensavo di andare a comprare lo Stax. Però questi piatti possiamo farceli come vogliamo noi. Quindi adesso vi farò vedere alcune possibilità tra questi quattro piatti che ho. Una Signature Mike Portnoy da 6 pollici, da 7 pollici, uno Splash da 6 pollici, un China Splash o Mini China da 8 pollici e uno Splash più grandino da 10 pollici. Mettiamo lo Splash girato verso il basso e il Mini China sopra verso l'alto, in questo modo. Ricordatevi di tirarli sempre tanto con la vite i piatti quando li montate, perché in questo modo suoneranno molto secco ed è proprio il suono che vogliamo. Ora ci rimangono questi due Splash, quello da 6 e quello da 7. Proviamo a metterli uno sotto l'altro in questo modo e vediamo cosa succede. Fate un po' di prove, vedete i piatti che avete a casa e provate a metterli uno sopra l'altro. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, ti ricordo anche di iscriverti al canale, iscriverti a tutti i social. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!